Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati, siamo qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. Con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, facciamo un trancetto di salmone in crosta di pistacchio su una purea di finocchi. Va bene? Va benissimo. Cuciniamo subito il finocchio. Gli ingredienti sono salmone, aglio, abbiamo del pistacchio già sgusciato, barba di finocchio, finocchio, senape e olio extravergine di oliva. Partiamo con la cottura del finocchio. Io vado con questo piano Dekton. Mamma mia! Tanto non si fa niente, ormai. Il problema è che abituandomi così, quando credo. Sto comprando non Dekton. Non lo so come fanno, devi fa. Si fanno ti scordi, danni. Lavorando. Si fanno danni, no? Olio extravergine di oliva. Mettiamo uno specchietto d'aglio. Che buonissima la purea di finocchio. Sì. Togliamo giusto un po' per... Mettiamo un po' di finocchio. Un po' di barbetta sua. Mettiamo il suo calore moderato e copriamo in modo che si cucina con la propria, sì, con l'acqua sua stessa, con la sua acqua, visto che contiene un bel po' di acqua. Sì, come sì. Finocchio, sì. Prendiamo il nostro salmone, vedi, a volte la parte superiore, vedi, contiene queste spine un po' centrali. Lo possiamo togliere o con caccialische, ecco qua. Se non abbiamo il caccialische, prendiamo un coltellino da tavola e sì, cerchiamo di afferrarlo, sì. Eccolo qua, ed esce uguale, no? Una volta che lo derischiamo, togliamo un attimo la sua pelle, ecco qua, chi è in grado, chi non si vuole cimentare, se lo fa fare al proprio pescivendolo di fiducia, sì, sì. Lo giriamo, andiamo a togliere un po' questa parte più scura, sì. Questo è il grasso non buono del pesce, no? Ecco qua. Una volta poi quando lo cucini diventa più nero quello, sì, dà fastidio vederlo parte e mangiarlo. È scura, sì, ed è brutto, sì. E anche risulta anche più amaro al gusto. Quindi cerchiamo di togliere un po' la maggior parte. Facciamo in due parti. Con un filo d'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Andiamo un attimo a scottare, no? A farlo insaporire. Mettiamo dalla parte prima bella della dove l'abbiamo sua spellata. Polpa. No, questo è la parte spellata. La teniamo no, sopra. Quella con le spine. Ah, sì, sì. Volevo dire l'abbiamo deliscato. Spellato è la parte della pelle. Profumiamo sempre con un po' di erbetta. Guarda che bello. Aggiungiamo un pizzico di sale. Qui una grattatina di pepe, ci sta bene. Pepe a me piace. Nel frattempo che si rosola nelle sue parti, andiamo a dare una tritata grossolana al pistacchio. E poi farà la sua mantello. Ecco qua, giusto per avere. Ah, non li fai tutti proprio completamente tritati. Giriamo il nostro salmone. E giusto per scottarlo un po'. Andare a caramellizzare un po' le sue parti, che sono quelle poi parti più gustose, no? Che rimangono. Togliamo il nostro salmone, passi il pennello. Sì. Grazie. Prego. Facciamo un po' così con la senape, andiamo un po' a pennellare nella parte superiore, no? Farà da nostro
collante ai pistacchi. Facciamo proprio così. Ma il nostro piano Tecton. Facciamo di tutto. Mille usi. Andiamo a... Vedi? Che bello, mi sono appiccicati. In questo va finito in forno a 180 gradi per 6-7 minuti, perché comunque il salmone di questa portata ha bisogno di pochissimo. Ecco qua, recupereremo poi i pistacchi che hanno un loro costo. Ecco qui. Inforniamo il nostro salmone a 180 gradi per circa 7 minuti. Attendiamo la cottura del salmone e dei finocchi. Antonella, eccoci qui. I nostri finocchi si sono stufati. Facciamo una leggera frullatina il nostro frullatore a immersione. Guarda che bello, sono ben dorati. Guarda come questo forno in tutte le sue parti rosola uniformemente, no? Il pesce, quello, quell'ingrediente che noi andiamo a mettere. Già sapevo che volevi la paletta, immaginavo. Ecco qui. Andiamo il nostro trancetto. E lo adagiamo qua. Bellissimo. Un filo d'olio. Ecco qua. Il nostro piatto è pronto. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.